Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova video lezione, sempre sull'integrazione delle funzioni razionali fratte. Beh, ormai siamo arrivati alla conclusione di questo piccolo percorso, perché con le video lezioni dei giorni scorsi abbiamo visto tutti i casi che dobbiamo affrontare, e in particolare nelle ultime lezioni ci siamo concentrati sulle funzioni razionali fratte in cui il denominatore era di secondo grado. Abbiamo distinto il caso in cui il delta di questo denominatore è maggiore di 0. E quindi è possibile scomporlo usando due binomi differenti. Il caso in cui il delta del trinomio di secondo grado al denominatore è 0, e in questo caso si scompone in due binomi di primo grado coincidenti tra loro, quindi in un quadrato di binomio, è il caso in cui il denominatore non si può scomporre. Ora, in questa lezione, che sarà spero molto leggera, perché diciamo è momento di pausa in cui riflettiamo su quello che abbiamo fatto, e volevo affrontare un esercizio che non è esattamente di questa tipologia, perché come vedete da quello che c'è scritto nello schermo ha un denominatore di terzo grado, ma vi dico che le frazioni con denominatori di grado superiore al secondo si affrontano esattamente come quelli di secondo grado. Quindi usiamo questo esercizio per introdurre questo piccolo concetto nuovo, cioè il fatto che posso usare questa stessa tecnica anche quando il denominatore è di grado più grande di 2, e per riepilogare quello che abbiamo fatto. Allora, quando abbiamo un denominatore di grado 2, noi scomponiamo, quando è possibile, il denominatore e scriviamo la frazione nella somma di due frazioni che hanno come denominatori i due fattori della scomposizione. Se il polinomio è il denominatore di grado più alto di 2, vorrà dire che riuscirò a scomporlo in non solo in due fattori, ma anche in più fattori, in 3, 4, 5 fattori, dipende dai casi. E allora suddividerò la frazione nella somma di 3, 4, 5 frazioni, quelle che sono necessarie. Vedremo subito applicato a questo esercizio. Quindi abbiamo un denominatore di grado 3, che è fatto così, x3 meno x2 meno x più 1. Questo si può scomporre. Una tecnica potrebbe essere quella di usare il Ruffin dopo aver individuato un divisore, ed è facile, già ho in mente qual è il divisore, è abbastanza evidente, ora poi magari vi spiego, vi ricordo come si può ricavare o verificare. Un'altra tecnica può essere quella di tentare un raccoglimento parziale. Ok, allora, per quanto riguarda il raccoglimento parziale, che in questo caso è possibile, funziona. Mettiamo in evidenza una x tra i primi due termini. I primi due termini con una x, scusate, al quadrato, ok? In evidenza, diventano x più 1. Quindi tra questi due termini che sto colorando in rosso, metto in evidenza una x al quadrato e quindi tolta la x al quadrato rimane x meno 1. Ok? x3 diventa x meno x2 che tolto x quadro diventa 1. Tra gli altri due termini metti in evidenza un segno meno, quindi fra questi due termini che per distinguere li coloriamo in verde, io metto in evidenza un segno meno e quindi abbiamo meno x meno 1, semplicemente cambiano segno, ok? E sono colorati in verde anche. Vedete che il raccoglimento parziale in questo caso ha dato dei buoni risultati, ovvero esiste un fattore che adesso posso mettere in evidenza fra tutti i termini. X meno 1 è presente sia qui, vedete, che qui. Quindi posso mettere in evidenza x meno 1 e mi troverò a scrivere x meno 1 che moltiplica x2, ciò che resta del primo termine della sottrazione dopo che ho tolto il fattore x meno 1, meno 1, perché è proprio x meno 1 il fattore che ho messo in evidenza, quindi tolto questo non rimane alcun fattore se non il segno meno e quindi l'unità. Allora, abbiamo fatto questo primo passaggio della scomposizione, vedete, con un raccoglimento parziale a cui è seguito un raccoglimento totale. Vi faccio notare che il termine che ho messo in evidenza è x meno 1, ok? E x meno 1 potevo metterlo, diciamo, a fattore comune, potevo estrarre questo fattore anche in un'altra maniera, come accennavo all'inizio, utilizzando Ruffini, perché se guardate il polinomio che voglio scomporre, è evidente che è divisibile per x meno 1. Come si verifica che è divisibile per x meno 1? Teorema del resto. Si sostituisce 1 alla x, quindi voglio verificare se è divisibile per x meno 1, il numero dopo il meno,
Quindi il termine noto, cambiato di segno, è 1, lo sostituisco alla x e vedete che se sostituisco 1 alla x il risultato è 0. Questo 0 per il teorema del resto è il resto della divisione. Quindi resto 0, il polinomio è divisibile per x meno 1. Quindi se avessi fatto la divisione tra questo polinomio e x meno 1 con la regola di Ruffini, avrei trovato come risultato x2 meno 1 e quindi sarei giunto a questa stessa conclusione. Ancora non è scomposto fino alla fine, perché c'è un fattore, quell'x2 meno 1, che può essere ancora scomposto. È molto semplice, una differenza di due quadrati. Quindi abbiamo x meno 1, fattore che sta davanti, che ho individuato con il raccoglimento parziale e poi totale, o in alternativa potevo individuarlo con Ruffini. Poi abbiamo la parte in nero, che è x2 meno 1, che viene scomposta nella differenza di 2, scusate, che è la differenza di 2 quadrati, viene scomposta in una somma per differenza, quindi diventa x più 1 per x meno 1. Somma delle basi per sottrazione delle basi. Vedete che nella scomposizione finale, che è questa, appare due volte il fattore x meno 1. Quindi, mettendo insieme i due fattori che hanno la stessa base e sono uguali, posso scrivere x meno 1 al quadrato per dire che appunto sono presenti due volte questi fattori per x più 1. Questi fattori che leggete qui sono il risultato della scomposizione. Quindi, in definitiva, questo denominatore contiene nella sua scomposizione due volte il fattore x meno 1 e una volta il fattore x più 1. Bene, vi avevo preannunciato che, quindi scriviamo qui, scompongo il denominatore, così vi rimane questo appunto perché vi darò questo scritto che sto producendo mentre vi spiego, ve lo farò avere, me lo metterò su Classroom. Una volta che abbiamo scomposto il denominatore, ok, passiamo un'altra pagina e procediamo adesso a scrivere la frazione da integrare, che era x meno 3 fratto il denominatore, che era tutto questo, lo copio. Ok, questa che è la frazione che devo integrare. Analogamente a quello che facciamo quando il denominatore è di secondo grado, la suddivido in una somma di frazioni più semplici. Se non che, quando il denominatore è di secondo grado, scomponendo ottengo due fattori e scrivo due frazioni che hanno come denominatori questi due fattori. Se non vi è chiaro, rivedete i video delle scorse lezioni, ok? Stiamo riassumendo un po' tutto in questo video. Siccome in questo caso ho scomposto un polinomio, un quadrinomio di terzo grado, mi ha dato luogo a tre fattori, vedete? Uno che si ripete due volte, più un altro che è presente una volta sola, grado 3. Allora avrò la somma di tre frazioni, ok? I cui denominatori devono essere i tre fattori della scomposizione, i tre fattori che sono x più 1, li posso mettere nell'ordine che voglio, ovviamente, x meno 1 e poi di nuovo x meno 1. Ovviamente non ha senso scrivere due frazioni con lo stesso denominatore, è come scriverne una sola, ok? Infatti, come abbiamo fatto quando abbiamo scomposto frazioni con denominatore di secondo grado, quando c'erano soluzioni ripetute, che succedeva con delta uguale a 0, nel caso delta uguale a 0, che facevamo? La soluzione che si ripeteva due volte doveva comparire con l'esponente 1 e poi con l'esponente 2. Questo discorso è del tutto generale. Quindi in un polinomio di grado alto, quindi in cui quando scompongo tanti fattori, ok, se c'è un fattore che compare tre volte, ad esempio, apparirà una volta col grado 1, una volta col grado 2 e una volta col grado 3, come denominatori delle frazioni in cui io suddivido la frazione da scomporre. Ok, quindi se abbiamo fattori che si ripetono n volte, nelle mie frazioni saranno presenti al denominatore con tutti gli esponenti da 1 a n. In questo caso abbiamo un fattore che è x più 1 che è presente una sola volta, quindi appare una sola volta. E il fattore x meno 1 che appare due volte, infatti qui al quadrato. E allora se il d appare al quadrato, io lo metterò in una frazione con esponente 1, in un'altra frazione con esponente 2. Se appariva al cubo, avrei messo anche una frazione con quel fattore esponente 3. Ok? Quindi si ripete quel fattore, ma si ripete ogni volta con esponente diverso. Ricordatevi che non avete mai frazioni uguali.
perché a quel punto le unificheremmo. Okay? I numeratori di queste frazioni siamo abituati a chiamarli A, B e sono delle incognite. In questo caso ne abbiamo tre frazioni, quindi avrò A, B e C. Li segno in rosso per sottolineare il fatto che sono incognite. Okay? Quindi adesso il mio problema è questa che è la frazione da integrare. La voglio scrivere come la somma di tre frazioni di questo tipo, dove al numeratore ho dei numeri, A, B, C saranno numeri. Devo determinare quali devono essere questi numeri affinché è vero che queste tre frazioni sommate mi danno la frazione assegnata. Per fare questo, come abbiamo fatto negli scorsi video, facciamo intanto il minimo comune multiplo fra i denominatori. X più 1 è un fattore che è presente e quindi va scritto. X nel minimo comune multiplo. X meno 1 è un altro fattore presente, sia qui con l'esponente 1 che qui con l'esponente 2. Nel minimo comune multiplo allora si mette una sola volta ma con l'esponente maggiore, quindi elevata alla seconda. Vedete che il fatto di aver messo x meno 1 con l'esponente 1 non mi ha in nessun modo modificato il minimo comune multiplo. E quindi è ancora vero che il minimo comune multiplo tra queste frazioni è proprio la scomposizione del denominatore della frazione di partenza. E quindi va bene, cioè questa prima frazione ha lo stesso denominatore di questa. Sono scritti in maniera diversa perché uno è scomposto e l'altro no, ma i denominatori sono uguali. Dobbiamo fare in modo che siano uguali anche i numeratori. Facciamo i calcoli della somma tra frazioni una volta effettuato il minimo comune multiplo. Quindi cominciamo a sommare. Quindi come? Prima prendiamo il denominatore comune e lo dividiamo per x più 1, fa x meno 1 al quadrato. Vedete, questo diviso questo rimane solo questo fattore al quadrato. E moltiplichiamo per a. Quindi a per x meno 1 al quadrato. Dove a? Segnarli in rosso proprio perché è un'incognita. Andiamo alla seconda frazione. Seconda frazione, dividiamo questo denominatore comune per x meno 1 e rimane x più 1 per x meno 1, perché qui è presente due volte il fattore x meno 1. Quando faccio la divisione, una delle due volte sparisce, quindi rimane x più 1 per x meno 1. Quindi abbiamo b, x più 1 per x meno 1. Dove B lo segniamo in rosso perché è un'incognita. Più terza frazione, facciamo la divisione tra questo e questo, quindi sparisce il termine x meno 1 al quadrato e rimane x più 1, quindi c per x più 1. Mi pare che ci siamo. A questo punto eseguo i prodotti e vediamo di scrivere ordinatamente questo polinomio. Quindi il denominatore posso tranquillamente ricopiarlo, potrei anche moltiplicarlo, so che se lo moltiplico ottengo questo, quindi il denominatore è identico tra le due frazioni. Dobbiamo rendere identici anche i numeratori. Quindi sviluppiamo il quadrato del binomio che indicava x2 meno 2x più 1, ok? Quadrato del primo, doppio prodotto, quadrato del secondo, più. Sviluppiamo il prodotto tra x più 1 e x meno 1, è una somma per differenza, quindi diventa una differenza di due quadrati, x2 meno 1, e c moltiplica x più 1, che per adesso ci teniamo così. Ok, vedete che abbiamo, non so dove mettermi, aspetta, ecco. Vedete che abbiamo a per lo sviluppo del quadrato di binomio, la al solito la metto in rosso, b per il risultato della somma per differenza, e c che moltiplicava x più 1. A questo punto svolgiamo questi prodotti, quindi uguale, equazione, denominatore è sempre lo stesso e cominciamo a svolgere i prodotti. Stanno per scadere i 15 minuti di durata del video, quindi fra un attimo staccherò questo video e riprenderò il lavoro con un video subito a seguire. Okay? Allora, questo prodotto lo rimandiamo al secondo video. Arrivederci.